Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. DL rilancio, i contratti a termine sospesi per Covid prorogati per un periodo equivalente allo stop. Congedo genitori fino al 31 agosto. In commissione bilancio della Camera prosegue l'esame del testo. L'intenzione è di licenziarlo entro sera. Il provvedimento è atteso per lunedì in aula a Montecitorio, dove dovrebbe arrivare la fiducia. Tra le novità anche l'emendamento che limita i cosiddetti superpoteri e una modifica al reddito di emergenza. Anche le famiglie che occupano abusivamente un immobile, se sono in difficoltà economica e se in presenza di minori, malati gravi o portatori di handicap, possono accedere al beneficio. Coronavirus in Veneto torna il rischio alto, RT da 0,43 a 1,63. Zaia dice ordinanza per inasprire regole TSO a chi rifiuta isolamento. A far schizzare i dati sul tasso di contagiosità, un nuovo focolaio scoperto a Vicenza, dopo che un imprenditore tornato dalla Serbia con i sintomi del Covid ha violato la quarantena obbligatoria, contagiando 5 persone e costringendone altri 89 in isolamento. Istat, Covid ha aumentato le disuguaglianze e colpito i più vulnerabili, ci saranno 10.000 nati in meno. Il rapporto annuale dell'Istituto di Statistica misura gli effetti della pandemia che ha ampliato il divario sociale. Il 12% delle aziende pensa di tagliare posti di lavoro e un terzo delle società è a rischio liquidità. Intanto la spesa per investimenti sanitari si è sensibilmente erosa nel tempo e i nostri posti letto sono meno della metà rispetto a quelli della Germania. Processo Eni, la requisitoria del PM, società sapevano delle mazzette ai politici, danni all'economia della Nigeria per 800 milioni. In oltre 7 ore di intervento, il magistrato Sergio Spadaro ricostruisce il percorso della presunta maxi tangente da oltre 1 miliardo di dollari versata dal cane a 6 zampe e da Shell per ottenere la licenza di un giacimento offshore. Era cosa nota e accettata dalle compagnie petrolifere che i pubblici ufficiali nigeriani su OPL 245 cercassero di avere soldi. Le loro aspettative su OPL erano legate a prospettive di guadagno personale. Eni si difende, dice non tenuti a conoscere l'eventuale destinazione dei fondi. Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 poliziotti accusati del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone. Origone stava assistendo all'arresto di un manifestante quando era stato avvicinato e picchiato con calci e colpi di manganello da diversi agenti, nonostante si fosse più volte qualificato esplicitamente come giornalista. Ha subito 2 interventi a una delle dita della mano sinistra e un intervento all'altra. Rientrato al lavoro solo a fine gennaio, non ha recuperato la piena funzionalità della mano. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus De Luca spegne il focolaio di Mondragone. Oggi la Campania è a contagio zero, ha detto. La Campania oggi è a contagio zero, il focolaio di Mondragone è stato isolato, lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. Dobbiamo continuare a tenere gli occhi aperti, ha aggiunto De Luca, e quando dovesse emergere qualche problema dobbiamo denunciarlo, affrontarlo e risolverlo con estrema decisione e tempestività. Non dobbiamo occultare nulla, dobbiamo fare sempre operazioni verità, a maggior ragione quando parliamo della salute dei nostri familiari e concittadini. Meteo a Napoli, allerta gialla sabato, pioverà dalle 10 alle 20. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, valevole a partire dalle 10 alle 20 di domani, sabato 4 luglio, sull'intero territorio regionale. Notizie dal Treviso e dal Veneto. Maturità Montebelluna al liceo Levi, i bravissimi sono 41. Bel segnale in un anno difficile, hanno detto 9 studenti, hanno portato a casa anche la lode. Concluso il primo quinquennio del nuovo indirizzo sportivo. Treviso arrivano uffici di Camera e Comune, nuove luci contro il degrado. Il progetto per aumentare la sicurezza e il decoro nella zona dei portivi di via Fiumicelli e via Zorzetto.
Castelfranco, aule in più per la scuola, Gomierato propone l'ex liceo Maria Assunta, non c'è tempo, dice, per adeguare gli spazi liberi dell'ospedale, ma il sindaco Marcon dice un'ipotesi che non è percorribile. Se vuoi i soldi dell'INPS devi aprire un conto, e bufera sulle Poste di Treviso. La CIG, hanno detto, non si paga in contanti, giovane cameriera respinta allo sportello. Cioè, insomma, via vai tra gli uffici, ancora dice non ho ricevuto un solo euro. Treviso, chieste alla Regione 10 nuove cabine per gli autovelox. Il comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo, ha spiegato ai microfoni di una radio le richieste approvate nelle scorse ore dalla Giunta Comunale. Ha anche chiesto per avere due nuove moto. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Lignano, il Cursal riapre in anticipo, ridotto lo stop disposto dalla questura per il tavolo centro stupri. La discoteca torna operativa da sabato 4 luglio, riapre in anticipo rispetto ai 15 giorni di stop inizialmente disposti dal questore di Udine, il Cursal di Lignano. La discoteca sulla propria pagina Facebook annuncia la serata di riapertura in programma sabato 4 luglio. Ci sentiamo in dovere di ringraziare la questura per averci permesso di riprendere a svolgere la nostra attività di intrattenimento in anticipo, lo si legge appunto nel post. Coronavirus, nuovi focolai in Veneto, ora il rischio è alto. Il governatore Luca Zaia corre ai ripari, annuncia una nuova ordinanza per prevenire comportamenti irresponsabili. Accanto ai nuovi focolai nell'area balcanica, anche in Veneto torna la paura per il coronavirus. Sta accadendo quello che temevamo, denuncia il governatore Luca Zaia nella consueta conferenza stampa quotidiana. Siamo passati da un rischio basso a un elevato, ovvero da un R con T pari a 0,43 a un tasso di contagio di 1,63. Non c'è da stupirsi, visto che c'è gente che va in giro senza mascherina, facendo assembramenti, o chi pensa che il virus sia un'invenzione o colpisca solo alcune categorie, come gli anziani. Udine, più controlli in Borgo Stazione, quanto emerso nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, anche alla luce dell'aggressione al consigliere comunale Paolo Foramitti. Si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza per discutere tra gli altri temi all'ordine del giorno di Borgo Stazione. Pur essendo stato programmata già da qualche settimana, durante l'incontro si è parlato dei fatti di cronaca che negli ultimi giorni hanno riguardato la zona, uno dei quali ha visto coinvolto come vittima il consigliere comunale Paolo Foramitti. Per il comune di Udine sono intervenuti il sindaco Pietro Fontanini e il comandante della polizia locale Eros Dellongo. Raffica di raggiri online, 21 persone denunciate, nel mirino dei carabinieri della compagnia di Sacilia anche 8 autori della cosiddetta truffa del Postamat. I carabinieri della stazione di Sacilia, per arginare il sempre più diffuso fenomeno delle truffe sui canali dello shopping online, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone 21 persone, 8 delle quali a vario titolo ritenute responsabili della cosiddetta truffa del Postamat. Nel fosso con l'auto elettrica muore un anziano, tragedia della strada questa mattina a Frisanco di fronte al monastero di Santa Maria. Un incidente mortale appunto questa mattina poco dopo le 10 in comune di Frisanco, un uomo di 90 anni che stava percorrendo la strada comunale Fonte Giulia in località Taviela di fronte al monastero di Santa Maria Poffabbro ha perso il controllo della sua auto elettrica ed è rovinato in un fossato. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.